Buonasera Pesaro! There's something deep inside of me. There's someone I've got to be.
Buonasera signore e signori e benvenuti a Voci di una notte di mezza estate. Concerto del coro cittadino Grillo d'Oro egregiamente diretto dal maestro Gabriele Foschi.
Ok, lui è entrato così, va bene, alla chetichella. Diciamo, ci sono due cose da dire. Che lui è Giampiero Ingrassia. Salve. E questa sera ci tiene compagnia, fa da tre d'union. Certo, sono venuto, siccome mi hanno detto che devo stare a dieta. Devi stare allora, un metro da me. Ah, devo stare un metro da te, ma sono anche bello stretto in questo vestito. Ok, quindi tanto sarò non è caldo, non no, è umido. No, non fa caldo, non c'è per la niente la seconda cosa che voglio umidità. Aggiungere è che prima di entrare ho detto, adesso ragazzi divertiamoci, se sbagliate non importa, fate quello che volete, cadete. E appunto. Chi è cascato? Daniela Scavolini! Maestro e maestro si obbedisce al maestro. Prendi Cappuccio. La nostra stuntman, complimenti. Va bene, allora no, volevo puoi dire una cosa. Sì, allora che noi siamo ospiti questa sera della rassegna su invito del vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini. E soprattutto vorrei ringraziare i solisti delle due canzoni precedenti. Allora, per Oh Freedom, Elisa Giorgi, applauso. Dov'è Elisa? Eccola lì. Per Freedom 90, Omar Troiani, Vanessa Del Piccolo, Federica Capuzzo e Anna Presutti. Eccoli. E per Think, Daniela Scavolini. Sempre lei, la nostra stuntman Scavolini, quindi la più amata degli italiani. Esatto, perfetto, esatto. È lei, benissimo. Allora, Gabriele, brevemente, il perché di questa manifestazione, di questo concerto? Questa sera. Allora, noi questa sera, devi sapere una cosa, arriviamo a questa serata dopo aver fatto tutto l'inverno lezioni in DAD. Immagina cosa significa dal computer su Zoom terribile. Provare un coro di 50 elementi. Non è stato facile, siamo stati bravissimi perché abbiamo tenuto duro e quando ci hanno detto adesso avete la possibilità di esibirvi dal vivo, non eravamo molto pronti, però abbiamo detto ci divertiamo, saliamo sul palco e finalmente respiriamo un po' delle canzoni che ci piace cantare. E quindi ecco perché siamo qua. Quindi che cosa ascolteremo questa sera? Grazie. C'è tua sorella che ha fatto partire l'applauso. Allora, cosa ci... Il repertorio è vario. È vario. Canzoni pop italiane oppure straniere, inglesi, insomma... Beh, io li ho ascoltati, voi li conoscete sicuramente, sono fantastici. Ma oltre agli adulti, giusto, sì, c'è anche un coro di giovanissimi. Di bambini proprio. Piccoli piccoli. Piccolissimi. Io li ho ascoltati oggi alle prove. Esatto. Li vogliamo far entrare? Vai. Ok, allora i piccoli del Grillo d'Oro. Eccoli qua! Grazie, potete togliere la mascherina. Ok, posso aggiungere una cosa prima che li presenti? Veramente io volevo unirmi a loro, ma non è possibile per questione di età. Ah, no. No. Allora, che cosa ci fanno ascoltare loro? Aspetta, prima di questo voglio dirti una cosa. Allora, voi ci vedete così sparsi su questo palco. In realtà potremmo stare più vicini nella vita normale, sì, ma in questa vita di questi mesi dobbiamo avere delle distanze. Per forza. Esatto, quindi abbiamo occupato tutta la parte, diciamo, esterna al ring, certo, per poter dare a tutti la possibilità di cantare e mettere delle particelle e stare tranquilli. È il famoso cantando sotto la pioggia, perché se diluvia loro saranno... Loro bagnati, loro noi bagnati no. In Va bene, il repertorio lo facciamo io e te, va bene? Allora, questo, il prossimo brano cantato dai più piccoli è un brano dedicato al musicista pesarese più famoso al mondo, Gigi D'Alessio? No, sbagliato. Sì. È lui? Non dirmi mai. Basta, no, non lo voglio sentire, non lo voglio sentire. Va bene, allora, signore e signori, per voi i piccoli del coro Grillo d'Oro in Come Rossini. Una bustona LP, due libri di solfeggio, il regalo di papà, la musica nel cuore, da grande musicista io sarò. Come Rossini, Giorgio.
mia fantasia, mi diverte immaginare il teatro della Scala proprio qui davanti a me. La bacchetta nella mano, uno, due, tre, l'orchestra suonerà. Sulle mani, gente! Tutti con noi! Di Fernando Guerra. Nominiamo questi fantastici performer. Allora, Pietro Farinelli. Applauso. Gloria Borghi. Beatrice Uguccioni. Vittorio Roselli. Aurora Ferri De Grandis e Agostino Farinelli. Bravissimi. Bravi. Ma loro in DAD hanno imparato tutto questo? Sì, e anche di più. Cavolo. Vabbè, senti, allora, quello che avete ascoltato, naturalmente molti di voi lo sapranno, è il riarrangiamento di un brano storico del coro. Anche perché la storia di questo coro risale a quanti anni fa? Nel 1800. 1800 circa. Ma vogliamo chiamare una persona che un po' è la memoria storica? E c'era di nel 1800? Gruppo. C'era, penso sì, di sì. Sì, non lo so, chiediamolo a lei, Federica Gabucci. Erano innamorati due coccodrilli. Ok, lei. Questo è una sorpresa che ho fatto io a Federica, grazie a Red. Allora, tu devi sapere che da questo coro sono uscite delle voci meravigliose che sono andate allo Zecchino d'Oro e lo hanno vinto questa canzone. Ma dai, non me l'hai detto oggi. Sì, lei in realtà è una bambina dello Zecchino. Fantastico. E ha 5 anni. 5 anni, incredibile, portati benissimo, veramente. Grazie. Complimenti. Senti Federica, ci dici qualcosa adesso seriamente, qualcosa in più del coro? Ci racconti la storia brevemente? Sì, proprio brevemente. Allora, il coro nasce a metà degli anni 60 nella parrocchia dei Padri Cappuccini prosegue le proprie attività per 20 anni sotto la guida di padre Fabio Ottaviani. Durante il corso di questi 20 anni... Senti, lei è già emozionata, se tu gli fai Piero Angela qui non ne usciamo più, prego. Grazie. Durante prego, il corso Federica. Di questi 20 anni le prove venivano svolte il giovedì e si provava perché dovevamo imparare i brani che sarebbero stati cantati durante la festa nazionale del maestro, che okay. Si teneva tutti gli anni l'ultima domenica di settembre. Questo per 20 anni fino al 1985. Poi nel 2018 la parrocchia dei Cappuccini ha cercato di ricontattarci tutti perché voleva organizzare una serata in memoria di padre Fabio Ottaviani, che è stato il nostro direttore fino al 1985, che era morto, cioè era mai venuto a mancare pochi mesi prima. Per cui noi ci siamo ritrovati in occasione di questa serata e di fatto sembrava quasi che l'ultima prova, piuttosto che 33 anni prima, fosse stata fatta il giovedì precedente. Pazzesco. Pazzesco. Come se il tempo non fosse mai passato. Non fosse passato. Difatti, ecco il perché dello Zecchino d'Oro. Adesso, esatto. Adesso sì. Capiamo. E allora ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ma probabilmente i ragazzi di Pesaro, i bambini di Pesaro, hanno bisogno di una realtà come quella che abbiamo vissuto noi. E allora con Massimiliano Schiuma, che è in platea, con Silvia Sandroni, che dovrebbe esserci, e poi con Gontrano Alessandri, che è il presidente della nostra associazione, e Gianluca Ferri, che è qui nel coro con me. Ma vogliamo chiamare intanto Gianluca, per favore, che so che... Buonasera, come stiamo, ci salutiamo così? Vabbè, salutiamoci così, dai.
Abbiamo costituito un'associazione culturale che ha come scopo quello di valorizzare le potenzialità dei ragazzi. Gianluca, una domanda per te. Che cos'è la Festa Nazionale del Maestro? Allora, è una festa appunto che si è svolta l'anno scorso al Teatro Rossini, davanti a un pubblico tutto esaurito abbiamo fatto, e dove noi premiamo i maestri di vita. I maestri di vita che sono innanzitutto maestri nazionali, e non a caso l'anno scorso abbiamo premiato personaggi del calibro di Ivan Cottini, e ho anche la memoria del nostro concittadino Luciano Pavarotti. Poi abbiamo invece una maestri di vita che sono gli insegnanti delle scuole della nostra provincia che hanno fatto qualcosa oltre all'insegnamento, che si sono distinti. Per esempio l'anno scorso abbiamo premiato una scuola di Forlimpopoli che aveva per tutto un ciclo di 5 anni usato il linguaggio dei segni per un bambino che aveva dei problemi era sordo muto. E poi abbiamo i maestri che sono gli insegnanti della nostra provincia, speriamo poi domani anche di tutta l'Italia, che vengono segnalati proprio dagli studenti o dai genitori perché si sono distinti nel loro ciclo facendo qualcosa di particolare e dando proprio spendendosi per questi ragazzi. Beh, bellissima questa cosa. Sì. In più nell'ultima Festa del Maestro abbiamo introdotto un concorso per le scuole per il quale noi attraverso un bando diamo delle tematiche e i ragazzi delle scuole devono sviluppare un elaborato. I migliori elaborati vengono trasformati in canzoni, vengono musicati. Quelli dell'ultima Festa del Maestro erano stati musicati dal musicista Franco Fasano. Grandissimo amico mio, un applauso a Franco che non è qui. Non è qua. Doveva venire? No, non quest'anno. Però lo ricordiamo con le sue canzoni, ti lascerò, mi manchi. Ha scritto delle canzoni bellissime. Invece quelle della prossima edizione saranno musicate da Davide Pagnini, che dovrebbe essere presente in sala. Esatto. Allora, il prossimo brano lo presenti tu, ma lo presentiamo tipo Sanremo. Dai, facciamo una cosa a tre. Però volevo dire una cosa. Sì. Questo brano, questo è uno di quelli che ha vinto il concorso, l'ultimo concorso, è stato scritto da Sara Righi, che dovrebbe essere presente. Ti puoi alzare, Sara? Sara, ti si vede tantissimo. Ah, ecco. Dov'è Sara? Non c'è, purtroppo non c'è. Sara... Ci dicono che da questa parte, Sara, dove ci sei? Indicano di ci là. Abbiamo i fari. Eccola, Sara. Bravissima, un elaborato meraviglioso ha prodotto. E il brano che ne è uscito è assolutamente fantastico. Scuola Perfetto. Di Pesaro. Scuola Galileo Galilei di Pesaro. Okay. Scuola Media Galileo Galilei di Pesaro. Allora, lo presentiamo? Allora, facciamo come Sanremo, dai. Allora, di Fasano e Righi. Eppure il mare. Anna Bianchi, Roberta Del Prete e Alessandra Magnotta. Bisogno di parlare.
mare, scritto da Sara Righi e da Franco Fasano, Anna Bianchi, Roberta Del Prete e Alessandra Magnotta. Allora, il prossimo brano si intitola Stammi vicino, che è un po' un controsenso, no? Vabbè, forse questo tiro non vi dice nulla, perché questa canzone da noi è più conosciuta con Pregherò. Ed è una delle canzoni più belle del XX secolo ed è sicuramente l'inno per eccellenza, no? del gospel. Lo canterà per noi Federico Ridolfi. Vieni Federico. Sembra un po' Danny Zuko come cammina, l'hai visto? Federico Ridolfi in Stand By Me. Federico Ridolfi. Federico, non ho capito come si chiama questa canzone. Stand By Me. Ah, ok, l'ho capito bene. Grazie. Federico, bravissimo. Rock and roll. Allora, quando Gabri gentilmente mi ha invitato qui, ho detto sì, vengo, ma voglio fare un pezzo ballato, tipo La morte del cigno, qualcosa del genere. Lui me l'ha negato, non capisco per quale motivo, mi ha detto però guarda, vieni e leggi due righe, fai un monologo, fai quello che vuoi. A tal proposito,
Ecco Gabriele che torna. Io ho scomodato un mio carissimo amico che è Gianni Clementi, che è un drammaturgo romano bravissimo, per farmi scrivere un piccolo monologo che adesso sentirete. Ma la cosa bella è che insieme a me sarò accompagnato da un cantautore pesarese che molti di voi conosceranno, molto molto bravo e diventerà sicuramente famosissimo. Noi glielo auguriamo, che è Davide Pagnini. Prego Davide. Grazie. Intanto, grazie Davide. Allora, questo monologo si intitola, non ve lo dico, così lo scoprirete. Maestro, quando è pronto? Sapete in inglese che cosa vuol dire tight? Avete fatto tutto il classico? Ok, tight in inglese significa stretto. Onestamente, non avendo una conoscenza straordinaria della lingua inglese, non lo sapevo. E sono andato a cercare sul vocabolario il mitico Azon Garzanti. Sì, perché io sono di quelle generazioni che, se facevano il classico, studiavano inglese soltanto al ginnasio. Quindi solo 2 anni di inglese, ovviamente la preparazione lasciava piuttosto a desiderare. Ma il vocabolario era l'Azon Garzanti. E appena apri l'Azon Garzanti, da quelle pagine ingiallite, ecco che ti amo, ti amo. Oppure dammi solo un minuto. It's a little bit funny. Erano gli anni 70. È come se, aprendo quel vocabolario, la giovinezza, l'entusiasmo, i primi amori esplodessero improvvisamente per un attimo. E mi sono ritrovato inevitabilmente a sorridere davanti alla parola tight sull'Azon Garzanti. Perché ho cercato la parola tight? Beh, perché ho un tight. Nel mio armadio c'è un tight. No, tendenzialmente non sono un tipo vanesio, ma per il mestiere che faccio un tight nell'armadio bisogna averlo, no? Una serata di gala, un premio, insomma, come si dice, un abito per ogni occasione. A dir la verità, ho resistito per anni ed anni prima di acquistarlo, ma poi, dietro le insistenze di familiari e colleghi che ti dicono: ma dai, in certe circostanze lo devi avere, non ti puoi presentare in giacca a cravatta, devi averlo, insomma, eccetera, eccetera. Alla fine ho ceduto e ho deciso di acquistarlo. Il 28 febbraio 2020. Non è un caso che ricordi perfettamente il giorno in cui l'ho fatto. Sicuramente per il costo, perché non fu per nulla irrisorio, ma soprattutto perché quel giorno rappresentò l'inizio dell'incubo. E non uso la parola incubo a caso. Allora, quale può essere, secondo voi, l'incubo principe per un attore? Sì, entrare in scena e dimenticare la parte, certo. Ma il vero incubo, che sfido chiunque dei miei colleghi ad aver avuto mai prima del 28 febbraio 2020, è la scomparsa del palco. L'assenza del palco, dal latino absentia, non a caso ho fatto il classico, significato l'essere assente da un luogo in cui uno dovrebbe trovarsi o si trova abitualmente. E la mia vita? La vita di tutti i miei colleghi? Beh, senza palcoscenico, è ridotta a qualcosa di inspiegabile. Ecco, sì, inspiegabile è la parola giusta. Come se a un vigile del fuoco togliessero di colpo l'acqua, a un calciatore la palla, a un pasticcere lo zucchero. Sarebbe inspiegabile. Difficile da comprendere, certo. Ma senza palcoscenico che cosa può fare un attore? Ben poco. Sicuramente pensare, riflettere sul passato. E allora ho passato ore seduto sul letto, in tuta, in pigiama, in mutande, con le ante dell'armadio aperte a guardare i miei abiti.
Sì, lo confesso, sono un accumulatore seriale, ecco, non riesco a liberarmi delle cose, soprattutto degli abiti, cose passate di moda che non potrei mai mettere. Allora, pantaloni a vita bassa, a zampa d'elefante, giacche dalle fantasie psichedeliche con dei reverse enormi e anche i miei primi Levi's, che neanche cospargendomi di grasso di foca mi entrerebbero più. Eppure sono lì, appesi alle stampelle, a ricordarmi profumi, emozioni, il primo bacio, la prima ubriacatura. Ho anche il giubbotto di pelle con una manica stracciata, ricordo della mia prima caduta sul mio primo motorino, un Garelli 48. E poi c'è il tight, immacolato, ancora coperto dal cellophane, mai indossato. Allora, un giorno, dopo l'ennesimo bollettino di guerra, mi sono tolto la tuta, ho sfilato il cellophane e l'ho indossato. Con la camicia con tanto di gemelli, il papillon, mi sono guardato allo specchio. Oddio, stretto e stretto. Una dieta a base di pizze e pane fatto in casa e ricette elaborate per passare il tempo. Beh, insomma, se il tight è etimologicamente già stretto di suo, voi capirete che, insomma, mi stava strettissimo. Ma la domanda era, lo userò mai? Avrò buttato i miei soldi? Davanti a questi interrogativi senza risposte sicure, davanti a questa incertezza che pervade le nostre giornate, sapete che cosa ho fatto? Ho riaperto il mio vecchio Azon. E magicamente dalle pagine ingiallite una canzone si è diffusa nella stanza. E la voce di Rino Gaetano mi ha messo allegria. E ho iniziato a cantare, a ballare, stretto nel mio tight stretto. Ma la notte la festa è finita, evviva la vita, la gente si sveste, comincia un mondo diverso. Ma fatto di sesso, chi vivrà vedrà. Sesso, non lo so. Ma sicuramente il mondo sarà diverso. E spero ardentemente più allegro. Rivoluzione artistica, ai giovani coraggiosi, ai malati d'amore, a chi si iscrive a un corso di comunicazione o di comunindicazione. Propongo di scrivere su qualsiasi piattaforma una frase, un discorso che non sia il solito copia e incolla, ma che venga da dentro e concluda dicendo: non sono un involucro vuoto. Sono la forma e il suo contenuto. Ci vuole autostima per crescere, ci vuole autostima per non credere, ci vuole autostima per piangere. Ci vuole autostima per vincere. Ora vai. Ora vai. Ora vai.
Propongo una rivoluzione artistica. Alle donne senza nome, ai pittori di case, a chi mastica cingomme dopo colazione. Davanti a una bella collezione propongo di scattarsi una fotografia e condividerla con tutti, così com'è. Sei più bella, struccata o magari sincera. I trucchi lasciamoli ai maghi. Quando li paghiamo per essere ingannati, ci vuole autostima per crescere, ci vuole autostima per non credere, ci vuole autostima per piangere. Vuole autostima per vincere, per tutto il tempo che ti resta. Sei un rivoluzionario artista. Non parlo di canzoni o melodia, non parlo di poeti o fantasia, io parlo di te. Quando non temi quel commento, io parlo di te. Quando ti metti a nudo in un confronto, parlo di te. Quando non te ne frega niente di tutto quello che possono pensare. Ora va. Ora va. Davide Pagnini, bravissimo, bravo Davide. Grazie mille. Io ho visto il videoclip di questa canzone, perché me la mandò Gabri, molto molto bella. Allora Davide, questa l'hai scritta tu naturalmente. Sì, sì, sì. Tu scrivi musica e parole. Sì. Fantastico. Sì. Ci vuoi dire il tuo ruolo nel concorso Una città per cantare, che tu hai un ruolo, sì. Stasera sei ospite, sì, sì, mi hai accompagnato, sono felicissimo di questa cosa. Pensate, quando lui diventerà famoso, io potrò dire qualche anno fa, ecco, Davide mi ha accompagnato. Io colgo l'occasione per ringraziare te dell'onore che mi hai concesso. Stai per scherzando, questa bellissima, assolutamente, cosa, quindi ti ringrazio. Il tuo ruolo? Il mio ruolo è un po' quello che hai detto adesso, diciamo scrivere canzoni. E ho avuto l'onore anche qui di potermi cimentare in questa esperienza di prendere dei testi, dei temi veri e propri, dei temi di ragazzi e provare a trasportarli nel mondo della musica, nel Fantastico. Mondo no, del testo proprio di una canzone e di una canzone, trasformarli in canzoni. Poi con Gontrano è stata c'è un'affinità, ecco, le cose credo che nascano sempre con una certa affinità e con una certa combinazione, e quindi grazie a lui, grazie all'immenso Gabriele e grazie a Raffaele dei PMS Studio, che è la mia casa discografica, siamo riusciti a costruire canzoni,
Bello. Da questi temi di ragazzi, quindi il mio ruolo è stato quello e non vedo l'ora che si possano far ascoltare, certo. Anzi siete tutti invitati, poi speriamo presto ad ascoltare queste canzoni con questo cuore bellissimo. Benissimo, grazie Davide. Grazie mille, grazie a te. Bocca al lupo. Grazie. Allora, facciamo rientrare il coro. Ah, già qui siede, no? Qui c'è scritto il coro, rientra. Va bene. Allora, la prossima canzone, il prossimo brano, ce lo vuoi dire tu? Sì. È un cavallo di? Battaglia. Battaglia del coro. Una canzone, ci sei? Sì, ci sono. Una canzone bellissima, io la amo tantissimo, ha avuto tantissimi esecutori, ma stasera sarà un'esecuzione pazzesca. Sì, noi ci teniamo particolarmente a questa canzone, Giampiero, perché è per noi rappresenta innanzitutto la canzone con cui abbiamo ridebuttato in scena dopo tanti anni, e poi perché l'abbiamo dedicata la prima volta a Padre Fabio, il maestro di tutti noi. Un applauso, perché certo. Noi dobbiamo tantissimo a quest'uomo che ci ha iniziato al canto. E io ho un ricordo bellissimo di Padre Fabio, avevo 5 anni quando cantavo nel coro, lui mi ha preso subito a fare il corista e mi ha detto tu nella vita devi fare questo, e io questo ho fatto, ok, gliel'ho promesso e qui è stato sono. Sibillino. Sibillino, perfetto, Sibillino. Perfetto. E tra l'altro io questa sera vorrei anche dedicare questa canzone, oltre che a Padre Fabio, anche a un Deus Ex Machina del Grillo d'Oro, Rosalba, credo sia qui tra il pubblico, che è la mamma di Federica Gabucci, perché Rosalba ci ha cresciuto praticamente, ok? Lei e Padre Fabio erano sempre insieme, lei ha organizzato tutto quello che si poteva organizzare per noi ex bambini, e quindi adesso ha passato il testimone a Federica, a Miss, esatto. Zecchino d'Oro. Esatto. Esatto, perfetto. Esatto. La salutiamo, la signora Rosalba, che è in platea. È in platea, sì, sì. Salve. Non so dove, perché non abbiamo i fari contro. Abbiamo i fari. Eccola lì. Dove? Eccola qua. Eccola, Rosalba, bellissima. Allora, naturalmente stiamo parlando del brano... Devo dirlo io? No, lo voglio dire io. Okay. Alleluia. Leonard Cohen. Il coro, prego i solisti. Io li presento subito. Allora, canteranno in ordine Eleonora Casali, Elena Mattioli, Aurora Terenzi e Melissa Paleri. È pronto, maestro? Sì. Alleluia. I heard it was a secret chord that David plays and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor falls, and the major lead, the baffled king composing, hallelujah. Ooh.
Mamma mia, che bravi! Un pezzo da brivido. Bravissimi, ma soprattutto posso, il maestro sudato qui, il maestro Gabriele Foschi, è di una bravura incredibile. Grazie! Hola, ho i fan. Allora, grazie, grazie davvero, io ci tengo tantissimo. Vorrei ripetere i nomi delle quattro ragazze. Certo. Fallo tu perché lo sei ufficiale. Lo faccio io? Anche perché ce l'ho scritto. Allora, vai. Abbiamo detto Eleonora Casali, dov'è? Vieni a prendere l'applauso, siete stati bravissimi. Cioè, i capelli rosa? Perfetto. Elena Mattioli. Pink Ladies. Elena Mattioli. Eccola. Aurora Terenzi. E Melissa Paleri, le Spice Girl, le Spice Pesaro Girl. Grazie ragazze. Grazie, bravissime. Allora Giampiero, ti ho chiesto di ringraziarle una seconda volta, perché il loro valore è doppio. Allora, che cosa succede? Immagina di essere un teenager e improvvisamente il mondo chiude. Certo. Tutti siamo dentro casa, ok, per noi vale tantissimo perché ci blocchiamo dai nostri lavori, ma per un ragazzo, ok, è un po' più difficile, ok? Quindi noi siamo partiti che eravamo tantissimi, poi piano piano ogni giovedì in DAD... Eravate di meno. Eravamo sempre di meno. Certo. E trattenere i ragazzi è stata durissima, quindi... Questi che vedi, che abbiamo presentato, compreso Federico, sono quelli che hanno tenuto duro. È per questo che questa sera io li voglio ringraziare doppiamente, perché avere fiducia di una persona che da Roma si collega e tutti i giovedì prova in DAD, tutte le volte accendi quella finestra ma non sai chi trovi, chi trovi e a volte... Ma quindi veramente... scusa, quanti erano prima? Fede, forse tu? 12. 12. Ne rimasero solo 4. Ok, benissimo. Perfetto. Allora, io però voglio... non vi dico nulla sul prossimo brano, vi dico soltanto chi canta questa canzone. Vi dico soltanto che è una canzone che ha fatto la storia della musica. Poi capirete. Dico chi sono o lo dico dopo? I due nomi li direi. Li direi. Allora abbiamo Elisabetta Gennari. Vieni, Elisabetta. E Gianluca Sanchioni.
il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore. Canto libero e Imagine. Che canzoni. Prendetevi l'applauso. Elisabetta Gennari e Gianluca Sanchioni, bravi. Intervenire anche qua? Sì, intervieni. Scusa. Sei l'intervistatore. Ok, allora aggiungo solo una cosa, perché la bravissima Elisabetta Gennari, che ha appena cantato, è anche la mia assistente e noi vogliamo molto bene. Doppio Elisabetta, applauso. Sì, e lei ci prepara. Tu devi sapere, io all'ultimo le dico, mi serve lo spartito
di il brano di I Battisti. Was made for loving you, te lo faccio subito, sono in macchina, arriva truccata a Gradara e me lo fai. Fantastico, fantastico. Quindi scusami, questo è un, come si dice, un mashup. Un mashup. Io la prima volta che ho sentito la parola mashup pensavo fosse una cosa per i capelli, no? Faccio delle mashup. E invece che cos'è? La fusione di due brani, sì, no? Il balsamo e lo shampoo. Ah, fantastico. E Giampiero, anche tu usi? Il balsamo frambolli. Va bene, scusate, stiamo impazzendo. Devi sapere che noi abbiamo lavorato un sacco di volte insieme e questa sarà l'ultima. Allora, no... Poi ringraziamo anche il maestro Raffaele Montanari. Wow, posso ringraziarlo io? Fai tu, che devo ringraziare io, fallo te. Allora, ci sono delle persone che partecipano a questo coro con un cuore col grande cuore. Così. Una è Raffaele Montanari, che è della nostra casa discografica. Dov'è, allora, maestro? È un artista con due amplificatori, così. Okay. E tra l'altro è il pianista che ha suonato, certo, okay, su questo brano. Raffaele, ti prego, ti voglio vedere perché ti devo dare un abbraccio. Raffaele di là, ci indicano di là, proprio di là. Tutti dove c'è il faro, fantastico. Sì, ok, va bene, diciamo che per noi c'è, l'hanno visto. Ok, va bene, Raffaele Montanari. Allora, questa l'hai arrangiata te però, questa l'ho arrangiata io, sì. Cavolo, quanto è figo. Allora, il prossimo brano è un altro mashup, a proposito di parrucchieri. Però non diciamo. No, non diciamo nulla, però posso dire chi lo canta. Certo. Allora, abbiamo Gianluca Ferri. Dove sta Gianluca? Gianluca Ferri. Come potete notare, ognuno di loro ha un cappuccetto da inserire nel microfono per questioni proprio germi, di germi. Ognuno ha il ognuno proprio ha i propri germi. Allora, Elisa Bartoli. Dov'è Elisa? Eccola. Anche tu col cappuccetto. E Giorgia De Palma. Attenzione. Attenzione, Giorgia. Il microfono è alla tua altezza? Sì. Perfetto. Di prova? Prova. Fantastico. A voi. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai. Vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. La mano, rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguali a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità. Credo negli esseri umani, oh oh oh. Credo negli esseri umani. Credo negli esseri umani. Oh.
puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti, uguale a te. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. This is me. Bravissimi Gianluca Ferri, Elisa Bartoli e la piccola Giorgia De Palma. Bravissimi. Non ti muovere, ti devo dire una cosa. Questi naturalmente che brani erano? Questa era This Is Me, della certo. colonna sonora di Del The musical. Greatest Showman, Showman e Credo negli esseri umani. Di Mengoni. Esatto. Perfetto. Scusa, posso intervistare un attimo questa ragazza? Sì. Prima prendere il telefono. Posso prendere il telefono? Certo, prego, prego, prego. Già sa come vanno le cose. Benissimo. Ci vuoi far ascoltare qualcosa? No, no. Senti, tu come ti chiami, Giorgia? E quanti anni hai? 6 e mezzo. Ma tu canti benissimo, lo sai? Grazie. È la più piccola, eh? È la più piccola. Senti, ma da grande che cosa vorresti fare tu? La cantante. Ah, cavolo. Abbiamo le idee chiare, bravissima. Ma la cantante pop, rock... Un misto, un mashup, come dice Gabriele. Ancora ci devo scegliere, ma però, però insomma, mi piacciono tutte quante. Tutte quante. Allora, Giorgia sarà la prossima pop star italiana. Il nome poi? E certo, Giorgia, nomen omen. Va bene. E allora, grazie, ci vuoi dire qualche cosa? Vuoi salutare i tuoi fan? Non ho fan. Non hai fan? Non è... Però ai genitori. Però ai genitori, senti che fan, scusate, come no? Guarda che fan che hai, stiamo scherzando, eh? Ecco. Allora, la prossima versione di Grease che faremo io e Gabriele, che avremo sui 70-80 anni, tu farai Sandy, va bene? Dico, tu farai Sandy, come non detto? No, scusa, non volevo... Non so cos'è Sandy. Non lo saprai, lo saprai, lo saprai. Giorgia! Che ci farà ascoltare... Ah no, è finito. Va bene, puoi andare, amore. Se okay. vuoi, eh. Vuoi concludere tu la serata, Giorgia? Se va bene. Stiamo scherzando qui. Qui la guerra è guerra, eh. Ciao! Bellissima. L'ho sentita oggi alle prove, pazzesca. Vabbè. Allora, siamo arrivati quasi alla fine della serata e il maestro Foschi, qui il maestro Gabriele, ha pensato di dedicare quest'ultimo quadro a un compositore che ci ha da poco lasciato. L'autore di colonne sonore indimenticabili come Mission, Gli Intoccabili, C'era una volta in America, La leggenda del pianista sull'oceano, Per un pugno di dollari, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questa sera ascolteremo un brano estratto dal film Nuovo Cinema Paradiso, se, e ce lo fa ascoltare Maya Fabbro. Piccolissima pure lei. Sì. Maya Fabbro. Thank you.
Maya Fabbro. Bravissima. Questo è il futuro, eh? È il futuro. Bellissimo. Noi siamo il passato. Bene, allora. Parla per no, te, Giampiero. Certo. Allora, ho 10 anni meno di te. Sì, 10 anni, mo, che 10 anni? Quanti stai anni per compiere hai? 60. E tu ne hai compiuti? 50. No, 58, non è vero. Tu falsifichi tutto, si sa. Sì. Rossella, che la tua compagna me l'ha detto. Allora, comunque, siamo arrivati veramente alla fine della serata. Io farei salire sul palco una persona importantissima, che è il presidente dell'associazione Grillo d'Oro, Gontrano Alessandri. Gontrano, dove ci siamo già in Gontrano noi? No, mi sembrava. Sì, ci penso io. Tu ce l'hai il cappuccetto? Ce l'hai il cappuccetto, Gontrano? Eccolo, eccolo. Gontrano, so che tu devi dirci delle cose. Tante cose. Brevemente, sono 12 pagine, quindi pensavamo di finire in tempo. Ma preparatevi a dormire. Allora, mi sentite? Io non vi vedo, meglio così, perché sennò a st'ora sarei già per terra. Detto questo, i ringraziamenti sono obbligatori. Di solito le istituzioni, no? Sai, i ringraziamenti è una situazione un pochino pesante, l'ora è quella giusta per addormentarci. Partiamo. Allora, Giampiero. Dimmi. Che fai? Guardi l'orologio? No, è prestissimo. Vuoi andare a dormire già? No, ah, no, 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 hai detto chissà, pensavo che fossero allora, le mezzanotte. Strepitoso, una persona che di cuore e di passione fa il suo lavoro. Io direi che gli artisti da stasera vanno in una modalità protezione, ok? Cioè, diciamo che gli artisti devono essere una categoria protetta. Ecco. Perché, cioè, non sono tutti d'accordo, cose, però. No, categoria, no, mica adesso, categoria protetta, perché comunque siete. Perché siamo figure in via di estinzione per questo motivo, certo. Gabri, dimmi. Direi che. Aiutami. Dai, okay. No, scherzo. Senza di te diciamo che questo percorso era infattibile, ok? Quindi è vero. Ringraziamo Gabri e Luca Magnoni che è il suo collaboratore. Grazie Luca è Magnoni, vero, Luca. Regia! Luca, Luca, Luca! Grazie Luca! Grande Luca! Allora, il CDA, vabbè adesso sono le cose burocratiche, quelle no, brutte da dire, ma ci sono, però il CDA se non c'era uguale. Persone che mi hanno aiutato, Federica Gabucci. Gianluca Ferri, cosa fai? Ti nascondi? Oh, fai il bravo, eh? Dai, va bene, va bene, va bene. E la Silvia Sandroni, che se non ci dà una mano anche lei a livello contabile, noi praticamente a st'ora eravamo già con la guardia di finanza alle spalle. Vai. Allora, oh, cioè, il coro dei bambini, signori, cioè, 7-8 anni, 2 ore in piedi qua, mio figlio se lo porta a prendere un gelato, dopo 5 minuti già si stanca, lei 2 ore qui. Cioè, strepitoso. I genitori che mi accompagnano questi bambini nella musica. Cioè, la musica, ragazzi, non ha cioè, vabbè, vi lascio pensare stanotte, mentre dormite, cosa vuol dire la musica. Quindi, complimenti ai bambini. I teen, la pandemia. Insomma, la pandemia, avete capito che cosa è stata, sì? Cioè, questi ragazzi davanti alla PlayStation tutte le sere, o comunque davanti... Sono qua, amano la musica e hanno fatto un lavoro strepitoso. Applauso. Grazie. Vabbè, il coro dei grandi. Il coro dei grandi, io volevo solo ricordare, no, se non l'avete capito, cioè, qui abbiamo casalinghe, ok? Abbiamo impiegati, ok? C'è persone che non sono dei professionisti. A me è sembrato che hanno fatto un lavoro, direi, strepitoso. Poi dopo, valutate voi. Mica, 3 pagine ancora ci ho, preparatevi. Poi il bar è aperto per il caffè, tranquilli. Allora, ci siamo con... Oh, dimmi. No, dico, prego. No, no, hai ragione, ho perso il filo. No, hai fatto bene, so. Perché invece quando mi hai chiamato subito ho preso. Davide Pagnini, ok, lo sappiamo, ci sta aiutando in questo percorso, i temi che diventano canzoni lasciamo perdere, una roba che mi viene la pelle d'oca solo a pensarci, grazie Davide. PMS Studio, vai. L'applauso chiude perché c'è tempo. PMS Studio, Raffaele Montanari, l'abbiamo già ringraziato. Finito l'evento, gli ho già detto che voglio scrivere una canzone anch'io. Vai. Poi abbiamo le istituzioni locali. Daniele Vimini e la sua collaboratrice Monica Norrito, che quando ogni volta che vado in comune a chiedere un aiuto per creare un progetto,
non sono pronti di più. Infatti a volte sono imbarazzato, dico ma cioè, hai capito che siamo una realtà che cerchiamo di crescere, ma stiamo facendo un ottimo lavoro. Loro sempre stradisponibili, quindi grazie. La parrocchia dei Cappuccini in Padre Marzio, perché non ci dimentichiamo che facciamo le prove ai Cappuccini, quindi ci dona il suo territorio, come lo vogliamo chiamare, quindi ti ringrazio. Poi abbiamo Marco Perugini, presidente dei consiglieri comunali, quindi anche lui è una figura istituzionale importante. Ok. Stiamo attenti, abbiamo il questore di Pesaro, ok? Michele Todisco, grazie della sua presenza questa sera. La Regione Marche, con il consigliere Biancani, che ci dà sempre una mano, ci aiuta sempre a dire come gestire le cose. Ok, partiamo con la stampa, perché dietro c'è TV Rossini, Rossi Emanuela, che ovviamente ci aiuta. Grazie ragazzi. Il Carlino con Luigi Di Ottalevi, ok, quindi articoli sul giornale grazie a loro. Corriere Adriatico, ok, grazie ragazzi. Roberto Mazzoli, il giornale Il Nuovo Amico, ok. Qui abbiamo questa sera tre telecamere che ci hanno ripreso. Taglia questa, Luca, perché è una roba noiosissima. Ti chiedo perdono, dopo ti pago. Ma questa va sui titoli di coda, tranquillo. Ah, quindi non si vede. No, okay. No, ti si sente, okay. Sotto i titoli. LG di Luca e Andrea, che se non c'era lui, anche questo spettacolo non si faceva. L'associazione APA, che è degli albergatori, che ci ha offerto tanto, quindi grazie a Fabrizio Oliva, che è l'albergatore di Pesaro, l'associazione. Signori, abbiamo quasi finito, incredibile. Che ora è? 57 alle 11 chiudiamo. Gli sponsor, Bicasa Massimiliano Schiuma, ok? Ok, Unipol SAI e Pesaro Assicurazioni di Tamanti, quindi a Pesaro quando dovete fare un'assicurazione, ok. Sky Trade, Te Zenis di Pesaro. Grazie. Autocarrozzeria Crisci, Linea Manutenzioni, Giorgio Ricci, ok. L'impresa edile Bernacchia, Leonardo, Silvia Goffi, che è la cartolibreria, così quando riparte la scuola pronti con i libri, ok. E un ringraziamento particolare a Alissa Nicolini, ci siamo? Ho detto bene? Ok, parte dell'incasso di questa sera, quindi grazie anche a voi, ok, che è finita la solfa. Parte dell'incasso molto importante, l'associazione che è musica, divertimento, come avete visto, che io sono con la pelle d'oca per quello che ho visto, viene devoluta per l'acquisto di libri per bambini non vedenti, quindi parte di questo incasso, quindi grazie anche a voi. Daremo questi libri alla Biblioteca Comunale di Pesaro. Direi che ci siamo. Alla prossima festa nazionale, se non c'è un'altra pandemia. Grazie di aver sopportato. Gontrano Alessandro. Grazie. Grazie, grande. Giampi, posso dire due cose anch'io? Devi dire. Okay. Il cappuccetto di Gontrano è rimasto lì. Non importa, lo lasciamo lì. Lo mettiamo simbolo. Via. Eccolo qua. Allora, veniamo di qua, sì. Che così Luca ci dà la luce giusta. Diciamo che la serata è finita, io però devo fare dei ringraziamenti velocissimi dovuti. Il primo ringraziamento è a tutte le mamme dei bambini e a tutte queste ragazze, che per me sono ragazze e ragazzi che sono dietro di me, per la fiducia, ok, certo. Che mi hanno dato. Certo. Io non finirò mai di ringraziarli per questo, quindi grazie davvero. E grazie a voi per esserci stati questa sera. Sapevamo di un pubblico e poi questa sera ce ne siamo trovati un altro. Tantissimi, sì, è vero. Bello.
rispetto al Bordereau siamo il doppio. Beh, ok, quindi siamo felici e festeggiamo questa sera ancora di più. Ma l'ultimo ringraziamento va a Giampiero Ingrassia, che è un attore straordinario a cui io devo tantissimo. Il primo è perché ho chiesto di essere qui questa sera e lui mi ha detto subito sì, senza prove, senza niente, è venuto, ha detto mi affido e salgo con te sul palco, e soprattutto perché mi ha insegnato questo mestiere. Con lui io sono salito per la prima volta su un palco con Lorella Cuccarini, abbiamo fatto Grease, è stato un successo bellissimo, abbiamo fatto più di 300 repliche. Tante cose. E l'ultima cosa che vi dico è che quando venne Jim Jacobs, che è l'autore della colonna sonora di Grease, che ha scritto quelle canzoni meravigliose, la prima cosa che disse alla prima in teatro, disse: Dudi, il ruolo di Dudi, che ero io, il ruolo di Danny, che era lui, diventeranno amici per sempre. È stato così. Rock. Grazie, grazie Gabri, anche perché... Io devo dire una cosa, ho accettato perché voglio un bene da morire a Gabriele, ma insomma, siccome era tanto che non salivo su un palco, un anno e mezzo, per me è stato un nuovo debutto, quindi grazie a voi pubblico, grazie al coro, ma non è finita qui! Perché? Perché non è finita qui? Perché adesso auguriamo a tutti una cosa meravigliosa, certo. Auguriamo i prossimi mesi, le prossime stagioni, d'amore. Questa canzone si chiama Stagioni d'amore, è tratta da un musical che tu hai fatto, esatto, Rent, ma parla proprio di giorni, cioè non si contano i giorni in ore, in momenti, ma si contano in amore. Questo ultimo regalo ce lo fa Chiara Piovaticci e Giampiero Ingrassia. Sì, non esageriamo. Chiara, hai detto che ci siamo fidanzati? Non so se è contento mio marito. Bene, oddio, non mi sento bene. Vado via, grazie, arrivederci. Ok.
Grazie, buonanotte. Volete il bis? Non ho sentito, volete il bis? Hanno detto sì, Gabri. Di quale qualcosa, canzone? Fate qualcosa, c'è un coro, canta, vai. Un bis. Un bis. Facciamolo scegliere a lui, vieni Giampiero. A chi facciamo scegliere? Il mare. Allora, qui alla sinistra dicono il mare. Il mare. Alleluia. Alleluia, che insomma è un... No, Freedom no. 90. Ok, guarda, posso dirti una cosa? Sì. Dietro stanno dicendo Freedom 90 Freedom Gabri. Gabri. Ok, io adoro George Michael. Vai. Signore e signori! Aspetta, no, io non me la ricordo. Non importa. Vai, improvvisa. Gabriele Foschi, Freedom 90. Ok, mettimi un riverbero. Ok, prova. Come prova? Dai, parti subito, prova. Ah, sì? Ok, grazie, perfetto. Un po' più di delay, un po' più di riverbero. Grazie, scusate, perché... Vabbè. Ok, Freedom 90, George Michael. Ragazzi, vi dirigo o canto? Ok, cantate con noi! Grazie Pesaro per essere stati con noi questa sera, grazie a Giampiero, grazie a tutte le persone che ci supportano, seguiteci sui social. Freedom, 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 you gotta get what to say. Freedom, I won't let you down, freedom, please don't give you, when I get so fainted somewhere. Down, please don't give you, cause I really, really look around. Heaven know I was just a young boy, didn't know what I wanted to be. We are everything, a good time, please don't run and joy. It's another night for me. New clothes and a big fat place on the rock and roll TV. See, the game is got the same, it's not the same. Please, I'm gonna get my song happy. I think there's something you should know. I think it's time I told you so. Someone deep inside of me. There's someone that's all got to be. Take back your peace. In a frame. Take back your singing in the rain. I just want to understand. Sometimes the clothes are not make the man. All we had to do now is take these lies and make them true. All we had to see. Don't belong to you, and you don't belong to me. Down, please don't give you up. Cause I will not think to someone. Won't go think it up. I won't let you down. Please don't give you up. Even though I was just a young boy, didn't know what I wanted to be. Good time, praise and run and joy. So no, not for me. Living in a fantasy. To be the phrase. To break new clothes in a big fat place. Rock and roll TV. Boys and MTV. Play the game, it's not the same. No, no, no. Please, I'm gonna get myself happy. Take back your picture in a frame. Don't think that I will back again. I just want to understand.
Merito un'altra volta, Daniela Scavolini, sì, e ricominciamo da capo!